Ciao a tutti. Allora, sono molto agitata, questo mi sembra evidente. E infatti partiremo così, insomma, quando mi hanno detto che sarei stata su questo palco, il primo pensiero che ho avuto, non ho appena messo giù il telefono con i ragazzi, è stato non sono in grado. Ed è un pensiero che mi capita spesso di avere quando, non lo so, c'è qualcosa al di fuori dell'ordinario, quando ottengo magari un risultato per qualcosa per il quale ho lavorato, il primo pensiero è sempre lo stesso, che non sono in grado. Vorrei dirvi che non mi condiziona, e invece mi condiziona e come. Vorrei essere una di quelle persone che sa benissimo cosa, come iniziare il processo creativo che si, diciamo, si andrà a creare, quello che verrà esibito. E invece per me non è così. Per me ogni processo creativo personale inizia con una lotta. Una lotta che nemmeno io so quanto dura, diciamo quanto basta per riuscire a portare a casa la vittoria. Perché? Perché lì dico con una parte mia personale, una parte che sta dentro di me, detto così, una parte molto tossica alla quale tempo fa, diversi anni fa, ho lasciato il completo controllo della mia vita. E diciamo che litighiamo per un po', cercando di capire se io sono veramente in grado di riuscire ad affrontare il compito che mi è stato assegnato. Dura 1 o 2 settimane, anche di più a volte, fino a che non, diciamo, prende sopravvento la mia parte sana e mi rendo conto di potercela fare. Il mio psicoterapeuta, a cui sono molto affezionata, che lo cito sempre, Marco, direbbe che questo non è altro che uno strascico della malattia di cui ho sofferto, di anoressia nervosa, un disturbo alimentare, di cui ho sofferto per circa 4 anni e che mi aveva quasi uccisa. Non so se voi vi siete mai odiati così tanto da provarvi a farvi morire di fame. Io l'ho fatto. E il disturbo alimentare per me era una falsa amica. Era qualcosa che... una risposta sbagliata a una domanda che io avevo dentro di me. Chi sono? Vado bene? Sono giusta? E in qualche modo il disturbo alimentare riusciva a darmi quella sorta di sicurezza, di controllo sugli avvenimenti circostanti. È per questo che io poi mi arrabbio quando si parla di disturbo alimentare e si pensa all'estetica, no? Perché non è così, è ben più profondo. È una sorta di coperta verso il mondo esterno. Nella mia testa, se io ero perfetta, e non intendo solo fisicamente, intendo dentro, come mi pongo con le persone sul lavoro, non sarebbe potuto accadere niente. Cioè, se io sono perfetta, figurati se esistono gli imprevisti. Se io sono perfetta, niente potrà farmi del male. Chiaramente non era così. E in qualche modo è stata anche un po', dai, la società, no? Tu sei quello che guadagni, tu sei il tuo lavoro. E io non mi sentivo mai di aver raggiunto dei risultati abbastanza soddisfacenti da sentirmi parte del mondo, parte di qualcosa. E in qualche modo i numeri, qualsiasi cosa era giudicabile attraverso i numeri per me. Il talento, le persone, il mondo circostante. Credevo solo allo specchio, credevo solo a quello che potevano vedere i miei occhi. Se io ho un dato, un nero su bianco, è quello. Quello è il valore di una cosa. Quello che tutti possiamo vedere. E ovviamente questo è una cosa che non porta a nessun tipo di risposta. Cioè, il mio disturbo alimentare era una risposta scorretta a una domanda. E la risposta non arrivava mai, perché non ero mai abbastanza. E dato che il disturbo alimentare, come diciamo, è un disturbo mentale in realtà, avevo l'illusione che stando insieme a questa cosa non fossi mai sola. Che fosse magari quella vocina che mi dicesse no, guarda che devi andare da sta parte, ma secondo me non sei brava a fare questo, vai a fare quell'altro. Ed era un modo probabilmente per non sentirmi mai sola.
Sarebbe per me impossibile riuscire a descrivere il dolore che accompagna una rinascita. Che è assurdo, perché uno pensa a una rinascita e pensa sia una cosa meravigliosa. Non lo è. Ma pure in questo dolore, in questa morte, in un certo senso, di una parte di me, quando ho iniziato a stare bene, vi ho trovato tantissima vita. Quando hai a che fare con la morte o vivi un'esperienza legata, magari non direttamente, a qualcosa, a qualcuno che conosci, la realtà cambia completamente. E in questo sordo impulso di morte che è stata per me l'anoressia, perché è veramente un rumore sordo, ho trovato il modo di andare a contatto con me stessa. C'è un film che conoscete sicuramente tutti, che io, se dovessi dirvi, vabbè, ti devo spiegare il disturbo alimentare, vi direi di andare a vedere Il Cigno Nero, no? Conoscete tutti. E penso che sia una rappresentazione stupenda e artistica di com'è una dietrologia di un disturbo alimentare. E a un certo punto del film, senza fare grossi spoiler, l'insegnante di danza della protagonista le dice una cosa che mi ha veramente colpito e mi colpisce anche oggi. Le dice, l'unico ostacolo al tuo successo sei tu. Liberati da te stessa, le dice, no? E io dicevo, ma che vuol dire? In che senso? Cioè, devo essere un'altra persona? Invece ho capito, in un certo senso, mi piace vederlo come ricordo, no? Un po' di quello che ho passato io. Questo impulso di morte mi ha permesso di toccare la mia vera essenza, le mie fragilità. Cioè, io sono così, senza giudicarmi, perché io, questo lo dico sempre, non ho avuto scelta. Cioè, io, se volevo sopravvivere, dovevo mettere tutte le carte in tavola, dovevo mettere tutto in discussione. Cosa che poi ho capito che dovremmo fare tutti, prima o poi nella vita. Solo che io l'ho fatto prima, ma perché non avevo scelta. Se no non sarei qui in questo momento. E questo, diciamo, questo toccare, questa mia vera essenza, mi ha permesso di vedermi davvero per quella che ero e non per il responso distorto che mi dava la mia mente, perché mi dava una risposta completamente distorta. E in quei momenti mi sono accorta di che potere immenso ha la nostra mente su di noi, di come è capace di distorcere completamente un punto di vista solo per andare a giustificare un giudizio negativo. In quei momenti mi è capitato di dire: non ho più niente da perdere, bene, cambio paio di occhiali, ne metto un altro. Vedo il mondo sotto lenti che magari non avrei mai considerato prima. E se vi è capitato, se lo state facendo adesso, se non l'avete mai fatto, fatelo. Perché vedete, vi accorgerete che una cosa che vi agitava ieri, oggi ha un altro completamente diverso significato. E per me, diciamo, questo, come posso dire, in un certo senso anche quando parlo con i ragazzi delle scuole, io parlo con le scuole, i ragazzi, per fargli capire, no, il disturbo alimentare, però in una maniera diversa, come sto provando a farlo capire a voi. Quando spiego agli alunni il disturbo alimentare, di solito, anche per togliere un po' lo stigma, no, che abbiamo sulla salute mentale, io dico sempre, voi dovete immaginarvi in un pensiero normale, perché tutti abbiamo l'ego, no? Tutti abbiamo quella vocina cattiva, chiamiamola così, sopra le righe. È semplicemente l'estremizzazione di questa vocina. Una cosa normale. Quando lo dico, vedo che tutti mi guardano così, come per dire no, perché è difficile entrare in un punto di vista di una persona che ragiona in un altro modo, no? E per me questo è importante. E lo faccio anche attraverso quello che scrivo, no? Quando mi chiedono di che scrivi, perché io scrivo, scrivo di questo. Io cerco sempre in modo di trasmettere ai lettori questo. Ti accompagno, magari nel mio inferno personale, ma non voglio che tu chiudi il libro e pensi a me, oh poraccia, no. Il mio intento è quello di trasmettere quello che io ho imparato in questa esperienza forte ad altre persone, in modo che possano farlo anche loro. E non è obbligatorio aver sofferto di disturbi alimentari o di qualsiasi altra cosa. Perché, come dicevo prima, arriva un momento in cui bisogna liberarsi da se stessi e vedersi per quello che si è veramente. E io non...
non posso dire di amarmi, perché non è così, assolutamente. Però mi voglio bene e mi rispetto molto. E chiaramente quando ti rispetti, tutto attorno a te cambia, la percezione del mondo che hai attorno cambia completamente. Praticamente non sei più disposto ad accettare qualcosa o qualcuno, qualsiasi cosa, che sia al di fuori delle tue consapevolezze, del tuo punto di vista. Tu ti conosci talmente tanto ormai, dopo che hai, come posso dire, sezionato le tue fragilità, che dici, ma questo mi va bene, ma questo non mi va bene, io non voglio fare questo, voglio andare lì. E questo è... E non vuoi più perdere tempo, tra l'altro. Per me che ne ho perso, 4 anni sono stati tanti, io non ho più voglia di perdere tempo, perché il tempo scorre veloce. Una cosa che ci tengo a dire in conclusione di tutto quanto, che ci sarebbe in realtà 1 milione di cose da dire, 15 minuti è troppo poco, abbiate empatia, non solo per gli altri, ma anche per voi stessi, perché solo nel momento in cui tu empatizzi con te stesso e ti rendi conto e accetti chi sei davvero, riesci a vedere anche l'altro, quello che passa l'altro, il dolore dell'altro. Penso che questa sia veramente una magia, una cosa stupenda. E il mio consiglio, nel mio piccolo, è quello veramente di andate a scoprire chi siete, perché è un viaggio molto particolare, doloroso a tratti, ma stupendo. Liberatevi davvero da voi stessi, dall'influenza, no? Che può dare la società di adesso, che possono dare le altre persone, i giudizi, tutto quanto. Permettetevi davvero di essere chi siete, perché insomma la vita è vero che è breve e non c'è tanto tempo, e penso che sia stupendo riuscire a incanalare i propri talenti davvero, e scoprirlo. È sempre meglio scoprirlo prima che scoprirlo verso la fine, e ogni volta, nel mio caso, io in quello che scrivo dico sempre sono morta tantissime volte, e ogni volta che ritorno in una fragilità e la esamino per bene, in un certo senso muoio di nuovo, no? Sono piccole morti che ci sono sempre, a forza di passarci attraverso si imparerà in un certo senso, spero, a morire di gioia. Grazie.